festa della borgata San Pietro di Corio, 120 anni, un bel traguardo. Assolutamente sì, lo portiamo avanti con una certa fatica, ma cerchiamo comunque di portare avanti le tradizioni, diciamo, non solo dei nostri nonni, ma anche di più a questo punto. Siamo un gruppo di persone che originarie della borgata, io ormai sono vivo a Torino con la famiglia, però vengo su quando posso ben volentieri. E praticamente in tre cognomi o quattro racchiudiamo tutti i componenti della confraternita, se ne sono aggiunti ovviamente, sono benvenuti anche chi ha acquistato, si è trasferito qua dopo e ci aiuta a tenere viva, a tenere in piedi la cappella che voi vedete, che grazie al cielo ha una certa comunque anzianità, il dipinto qua sopra del 1774. Abbiamo rifatto il tetto 20 anni fa, la teniamo in piedi, abbiamo rifatto il campanile. La sede della confraternita è quella che una volta era la scuola dei nostri nonni, dove nelle elementari c'erano tutti dai 5 ai 10 anni, c'era una classe unica. L'abbiamo anche quella risanata, sta in piedi anche quella e continuiamo a portarla avanti. Senza una certa fatica, perché comunque le persone disponibili a dare una mano sono sempre meno, anch'io con gli impegni familiari non nascondo che do meno di quello che vorrei. Lasciatemi citare la nostra presidente Stefania Cervapedrin, perché senza di lei penso che non sarebbe stato possibile tutto questo, e attorno a lei un nucleo di 4-5 volenterosi che si danno molto da fare, un'altra decina di persone che si dà meno da fare ma una mano comunque la dà, e cerchiamo di portare avanti San Pietro nel migliore dei modi e di tenere in piedi il tutto, le tradizioni eccetera, a dispetto dei tempi che avanzano e del sempre meno tempo a disposizione di tutti che ci lascia da dedicare a queste attività. Anche perché, pur essendo una piccola borgata, questa festa è comunque impegnativa da organizzare. È impegnativa sì, perché comunque dobbiamo installare i capannoni eccetera, e per ammortizzarli e cercare di raccogliere qualche fondo, sempre il quale viene sempre destinato alla manutenzione della cappella e della sede, nonché della vecchia scuola. Per ammortizzare le spese di affitto del capannone si cerca di fare almeno 3-4 serate con gruppi eccetera, quindi diventa abbastanza impegnativo sì. Quindi, anche perché oltretutto quando finisce la festa si continua a lavorare anche solo per fare, come si diceva una volta, per fare la guardia, tutto il resto, pulire eccetera, e far sì che sia tutto pronto per il giorno dopo. Anche perché questa festa è nata proprio per salvare la chiesa. Assolutamente sì, nel 1898 ha avuto come obiettivo la confraternita proprio il preservare la cappella che potete vedere qua, e quindi è comunque un'attività, che è comunque un edificio che, avendo i suoi anni, di anno in anno in qualche sua parte richiede una manutenzione, vuoi una volta il tetto, una volta il campanile. Il sogno sarebbe anche far restaurare l'affresco, l'interno, un passo per volta cercheremo di farlo e di portarlo avanti.